Siamo qui per la seconda edizione del Cluso Softbox, una manifestazione che fa parte di un campionato, il Softbox Rally, che è stato organizzato appunto questa tappa dalla Proloco Clusone e noi come comune abbiamo dato il patrocinio. È una manifestazione che coinvolge persone, equipaggi da gran parte, da numerosi paesi del nord Italia, e infatti questo campionato verrà svolto in diverse fasi riguardanti diverse località del nord Italia. Sono Massimo Locatelli, vicepresidente del Box Rally Club di Bergamo. Ci troviamo in quel di Clusone per il secondo Cluso Box Rally che si svolge in due giorni, oggi e domani. Oggi, come potete vedere, le macchinine sono sottoposte a verifiche tecniche, lunghezza, larghezza, ingombro, e stiamo in questo momento invitando anche tutto il pubblico a votare, perché oggi la gara è una gara di creatività, vota il pubblico, una giuria tecnica e votano anche i piloti. Come potete vedere, la creatività ha sbizzarrito moltissimo i concorrenti, da una barca agli alpini, come vedete sono vestito io, a un termitaio, al Ghostbuster. Questa è un'idea di gioco nata tantissimi anni fa e noi abbiamo rilanciato questa idea partendo 6 anni fa e formando un club 2 anni fa. Siamo ospiti per la seconda volta a Clusone e ringraziamo il comune, la Proloco e tutti gli sponsor e soprattutto i ragazzi che ci stanno dando una mano per allietare questo sabato e domenica. La gara si svolgerà propriamente domani a partire dalle 15 sul percorso all'interno del paese, con 2 manche, una gara di velocità e una gara ad ostacoli. Sul percorso saranno posizionati una vasca d'acqua, un bilico, un kinder, una suonagliera. Se volete possiamo anche farvi vedere subito come sono fatte le macchinine. Come potete vedere, una prerogativa di queste macchinine è quella che devono essere totalmente costruite in legno, a partire dalle ruote. La ruota deve essere fatta totalmente in legno, anche la boccola deve essere in legno, non esistono cuscinetti, bronzine o niente, ma l'unica cosa possibile è oliare o ingrassare l'attrito tra il ferro del perno e la boccola in legno. Quindi questo è sicuramente un divertimento facile per tutti, e per costruire una macchinina si trova sul nostro sito ufficiale www.boxrally.it tutto quello che bisogna sapere, dalle misure alla grandezza, a come fare a realizzarla e anche le parti meccaniche. Queste sono tutti giochi e divertimenti nati tanti anni fa, e per noi l'unico divertimento è quello di stare in amicizia, divertirci tutti insieme e passare 2 giorni in allegria. Grazie a voi.